Buongiorno cari amici, oggi si parte dall'Osservatorio Astronomico di Genova. Iniziamo qui la nostra gambettata. Siamo giunti al 10 di novembre 2022, abbiamo la bellezza di 16 gradi e mezzo. A dopo, sigla! Come potete notare, anche oggi il sole non ci onora della sua presenza. Pertanto, gamba in spalla e andiamo lo stesso. Se non altro, abbiamo un bel cielo fotogenico. E questo nuvolone è un po' meno. Qua abbiamo raggiunto la nostra chiesetta di San Rocco, che domina Sestri dall'alto. Per chi volesse approfondire le proprie conoscenze sulla chiesetta di San Rocco, allego qui QR code. Sarà perché sono in ritardo sulla tabella di marcia? Saranno le primavere sulle mie gambe? Ma questa salita aumenta sempre più la percentuale. Questa scorciatoia ci dovrebbe portare su al santuario del Monte Gazzo. Accidenti, che dedalo! Riusciranno i nostri eroi a raggiungere il santuario senza fare qualche capitombolo? Se non lo è questo il regno dei nostri cinghialotti, quale dovrebbe essere allora? Pensate che faccio tutto questo per non fare 500 metri di strada asfaltata. E in effetti, poi alla fine, dove si finisce? Sulla strada asfaltata. Abbiamo recuperato un tornante. Sfruttiamo quest'altra scorciatoia. Chi non scherza affatto. Sembra di essere sui Pirenei. Così facendo abbiamo recuperato un altro tornante di strada. Ok, ultima scorciatoia qui sulla nostra destra e ci porta dritti dritti al santuario del Gazzo. E siamo quasi giunti al nostro traguardo. Uff, che salito! Eccolo che lo intravediamo attraverso i rami degli alberi. Questo è il segnale del sentiero. Siamo quasi arrivati. Ora ci troveremo un cancelletto aperto e noi lo chiudiamo perché c'è scritto chiudere. E siamo arrivati. Un po' di riposo. Se ci fosse il sole mi ci farei anche la tintarella, ma il sole non c'è. Adesso ci giriamo intorno per poter fare la visitina alla nostra Madonnina. Montiamo su per le ultime due scalette e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Statua così imponente all'improvviso fa un certo effetto.
Vi devo confessare che molte persone quando arrivano qua si spaventano. E adesso godiamoci questo bel 360 sulla nostra cittadina di Sestri. Ok, si riparte, facciamo una visitina al lato nord. Qui abbiamo il cielo che non promette niente di buono e adesso andiamo a riprendere il nostro vecchio sentiero, altrimenti facciamo veramente tardi. Non è nebbia sui monti. Si torna indietro. Ecco un raggio di sole che sta illuminando proprio. Ultima breve panoramica sui monti della Francia e sui nostri monti. Ebbene sì, e sembra incredibile, ma è uscito il sole! Oh, qui abbiamo un altro albero molto pericoloso, che è proprio qui sul sentiero. Vediamo un po', assaggiamo un po'. Non muove nemmeno. Lasciamolo lì. Qui il cartello dice di andare a destra. F1. Sarà la Formula 1? Siamo noi la Formula 1 e gli escursionisti, cioè abbassando la testa galletto, non è che adesso per quattro passi in camporella ci montiamo la testa, eh? Che bella luce! Questo è il sentiero H. Ci riporta di nuovo i nostri passi. Corbezzoli in questo nuovo percorso. Wow! Non possiamo lasciarli qui. Un consiglio per te, tu sai chi sei, se vuoi venire ad assaggiarli bisogna che ti svegli, perché ormai il tempo sta per passare nelle corbezzolerie. Ancora pochi passi e siamo già sulla strada. Che cielo da cartolina! Bene amici, anche oggi siamo giunti al termine della nostra camminatina. Spero vi siate divertiti, io sicuramente sì, pertanto non mi resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata e a chi ne avesse piacere nel pomeriggio può vedere la versione integrale sul mio canale. Un salutone e un ringraziamento a tutti. Ciao!